Shoah, sterminio di 2/3 degli ebrei in Europa, 6 milioni di persone, compiuto dai nazisti nel cuore d'Europa. Shoah, una parola della Bibbia, significa catastrofe, sciagura. Holocaust, una parola greca. Racconta dei sacrifici del mondo antico, in cui le vittime venivano bruciate per intero. Nello sterminio degli ebrei, a differenza che in un sacrificio, non c'era niente di religioso. Né tantomeno divinità da ingraziarsi, o pene da espiare. Un piccolo giardino, fragrante e pieno di rose. Il viale stretto lo percorre un piccolo bambino. Un piccolo bambino, un dolce bambino, come quel fiore che sboccia. Quando il fiore arriverà a fiorire, il piccolo bambino non ci sarà più. Voi, nuvole grigio acciaio dal vento frustate, che correte verso mete sconosciute. Voi, portatevi il quadro dell'azzurro cielo, voi portatevi il cinereo fumo. Voi portatevi della lotta il risso spettro. Voi, difendeteci. Voi che siete fatte solo di gas. Veleggiate per i mondi semplicemente, spazzate dai venti, come l'eterno viandante aspettando la morte. Voglio una volta così come voi, i metri misurare di lontananze future e non tornare più. Voi, cinere nuvole sull'orizzonte, voi siate speranza e sempiterno simbolo. Voi che con il temporale il sole coprite, vi incalza il tempo e dietro a voi è il giorno. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che tornando a casa la sera trovate cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no, considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più la forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, alzandovi o coricandovi. Ripetetele ai vostri figli. Oh, vi si sfaccia la casa. Che la malattia vi impedisca, che i vostri nati vi torcano il viso contro. Mai potrei dimenticare quel silenzio notturno che mi privò per tutta l'eternità del desiderio di vivere. Mai dimenticherò quei momenti che uccisero il mio Dio e la mia anima, e ridussero i miei sogni in polvere. Durante un raid aereo, vicino alla cucina, erano stati lasciati 2 calderoni mezzi pieni di zuppa fumante. 2 pentoloni di zuppa, nel bel mezzo del sentiero, e nessuno a sorvegliarli. All'improvviso, vedemmo che la porta della baracca 37 cominciò ad aprirsi impercettibilmente. Apparve un uomo, che strisciava come un verme in direzione dei pentoloni. Centinaia di occhi seguirono i suoi movimenti. Centinaia di uomini strisciarono con lui, sbucciandosi i ginocchi insieme ai suoi sulla ghiaia. Ciascun cuore batteva all'impazzata, ma d'invidia soprattutto.
quest'uomo aveva osato. Raggiunse il primo calderone. I cuori accelerarono, gliel'aveva fatta. La gelosia ci consumava, ci bruciava come paglia e non pensammo nemmeno per un attimo a imitarlo. Povero eroe, suicidarsi per una razione di zuppa. Nei nostri pensieri lo stavamo uccidendo. Sdraiato accanto al pentolone, cercava ora di sollevarsi verso il brodo. Per debolezza o per paura se ne stette lì, cercando senza dubbio di chiamare a raccolta le sue ultime forze. Alla fine riuscì a sporgersi sulla superficie della pentola. Per un attimo sembrò che si guardasse, cercando il suo riflesso spettrare nella zuppa. Poi, apparentemente senza nessuna ragione, mandò un grido terribile, un rantolo, quale mai avevo udito prima, e a bocca aperta spinse il capo verso il liquido fumante. L'esplosione ci fece sobbalzare. Ricadendo indietro sul terreno, con il viso macchiato ormai dalla zuppa, l'uomo si contorse per pochi secondi ai piedi del calderone. E poi non si mosse più. Le tre vittime montarono insieme sugli sgabelli. I tre colli furono infilati nei cappi allo stesso momento. «Viva la libertà!» gridarono i due adulti. Ma il ragazzo rimase in silenzio. «Dov'è Dio? Dov'è?» chiese qualcuno dietro di me. Ad un segno del comandante del campo i tre sgabelli rotolarono. Cominciò la marcia dinanzi alle forche. I due grandi non vivevano più. Le lingue cianotiche penzolavano gonfie. Ma la terza corda si muoveva ancora. Così leggero il ragazzo era ancora vivo. Stette là per più di mezz'ora, lottando tra la vita e la morte, morendo d'una lenta agonia sotto i nostri occhi. Lo dovemmo guardare bene in faccia. Era ancora vivo quando io passai. La lingua ancora rossa. Gli occhi non ancora vitrei. Dietro di me udì lo stesso di prima domandare «Dov'è Dio adesso?» E udì una voce dentro di me rispondergli «Dov'è? Eccolo lì. Appeso a quella forca». Il racconto di Giorgio Perlasca è una storia vera e l'incredibile vicenda di un commerciante padovano che nell'inverno del 1944 a Budapest riuscì a salvare dallo sterminio migliaia di ebrei spacciandosi per il console spagnolo. Dal suo diario emerge l'azione straordinaria di un uomo solo, aiutato da uno sparuto gruppo di persone che sforna documenti falsi, organizza e difende 8 case rifugio, trova cibo, strappa ragazzi dai treni della morte di Adolf Eichmann e inganna nazisti tedeschi e ungheresi. 30 dicembre 1944, sabato. La notte scorsa è accaduto un fatto terribile. Hanno preso un gruppo di ebrei dal ghetto e li hanno trucidati in piazza Ferenc-Litz. Abbiamo prima udito le grida e le suppliche di centinaia di persone e poco dopo gli spari. All'alba mi sono recato sul posto e ho visto che i morti erano per la maggior parte donne e bambini. La mattina sono andato all'hotel Ungaria a incontrare il delegato della Croce Rossa Internazionale, Beiermann. Improvvisamente mi si è avvicinato un ufficiale ungherese pregandomi di andare con lui in riva al Danubio. I miei carabinieri hanno tentato di mandarlo via, temendo un attentato, poi si sono limitati a rimanermi vicino, ma con il mitra puntato sull'ufficiale. Dalla riva del fiume era ricoperta da neve, ma davanti ai caffè Ungaria e Negresco il colore era diventato rosso sangue. Nel fiume si vedevano i corpi nudi di centinaia di morti che l'acqua non aveva potuto portare via con sé a causa della presenza di blocchi di ghiaccio. Queste persone erano state ammazzate durante la notte e poi gettate in acqua. Ho detto all'ufficiale che avevo visto una cosa simile vicino al Ponte Margherita e gli ho chiesto per quale motivo mi avesse invitato qui. Il suo scopo era quello di convincere gli stranieri che l'esercito era estraneo a quei fatti. È vero, gli ho risposto, ma l'esercito serve per rispettare le leggi e tutelare i diritti dei cittadini, non per assistere a simili atrocità.
Mi hanno raccontato che le vittime erano state costrette a camminare per circa 2 chilometri, in fila per due, con le mani legate, a piedi scalzi e completamente svestiti. Le avevano fatte poi inginocchiare a terra, lungo il fiume, e avevano sparato loro alla nuca. L'ufficiale mi ha consegnato una donna, che si era salvata, perché era riuscita a cadere in acqua prima degli spari. L'avevano slegata e la stavano frizionando con la canfora. L'ho portata con me all'ambasciata. Il primo che mi apparve fossi tu. Forse uno dei più belli fra i miei doni. Sabato 20 giugno 1942. Per alcuni giorni non ho scritto nulla, perché prima ho voluto riflettere un poco su questa idea del diario. Per una come me scrivere un diario fa un curioso effetto. Non soltanto perché non ho mai scritto, ma perché mi sembra che più tardi né io né altri potremmo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di 13 anni. Però, a dire il vero, non è di questo che si tratta. A me piace scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e completamente. La carta è più paziente degli uomini. Rimuginavo dentro di me questa massima in una delle mie giornate un po' melanconiche, mentre sedevo annoiata con la testa fra le mani, incerta se uscire o restare in casa. E finivo col rimanere nello stesso posto a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente. E siccome non ho affatto intenzione di far poi leggere ad altri questo quaderno rilegato di cartone che porta il pomposo nome di diario, salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che siano veramente l'amico o l'amica, così la faccenda non riguarda che me. Eccomi al punto da cui ha preso origine questa idea del diario. Io non ho un'amica. Perciò questo diario, allo scopo di dar maggior rilievo nella mia fantasia all'idea di un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario come farebbe qualunque altro, ma farò del diario l'amica. E l'amica si chiamerà Kitty. Mercoledì 8 luglio 1942. Cara Kitty, da domenica mattina a oggi sembra che siano passati degli anni. Sono avvenute tante cose da far credere che il mondo si sia capovolto. Ma Kitty, vedi bene che vivo ancora. E questo è ciò che conta, dice papà. Alle 3, Ello se n'era appena andato per tornare più tardi. Qualcuno suonò alla porta. Io non udii perché stavo in veranda e leggevo prendendomi il sole distesa su una sedia a sdraio. Poco dopo comparve Margot, eccitatissima, alla porta della cucina. «C'è una chiamata dell'SS per papà!» mormorò. «Mamma è già andata dal signor Van Damme!» Van Damme è un buon amico, collaboratore della ditta di papà. Mi spaventai immensamente. Una chiamata si sa cosa significhi. Nella mia mente già vedevo campi di concentramento e celle di segregazione. E doverci lasciare andare il babbo. Naturalmente non si presenterà, mi spiegò Margot, mentre in camera aspettavamo il ritorno della mamma. Mamma è andata da Van Damme per consigliarsi se convenga trasferirci nel nostro rifugio segreto. Siccome i Van Damme verranno con noi, saremo 7 in tutto. Silenzio. Non potevamo più parlare. Pensiero di papà che, senza sospettare nulla di male, era andato a visitare dei vecchi all'ospizio ebraico. L'attesa di mamma, il caldo, la tensione. Tutto ci faceva tacere. Suonarono di nuovo. «Harry, dissi io, non aprire!» fece Margot. Ma era inutile. Udimmo mamma e signor Van Damme che parlavano di sotto con Harry. Poi entrarono e chiusero la porta dietro di sé. Ora, ogni scampanellata, io o Margot avremmo dovuto scendere piano piano per vedere se era papà e non aprire a nessun altro. Nasconderci. Dove dovremmo nasconderci? In città, in campagna, in una casa, in una capanna? Come, dove, quando? Erano problemi che io non volevo pormi e che tuttavia continuamente riaffioravano. Margot ed io cominciammo a stipare l'indispensabile in una borsa da scuola. La prima cosa che ci ficca dentro fu questo diario. Poi arricciacapelli, fazzoletti, libri scolastici, un pettine e vecchie lettere. Ottobre 1942. Cara Kitty,
oggi non posso darti che notizie brutte e deprimenti. Stanno arrestando a gruppi tutti i nostri amici ebrei. La Gestapo è tutt'altro che riguardosa con questa gente. Vengono trasportati in carri bestiame a Westburg, il grande campo di concentramento per ebrei nella Drente. Westburg deve essere terribile. Per centinaia di persone un solo lavatoio e pochissime latrine. Fuggire è impossibile. Quasi tutti gli ospiti del campo sono riconoscibili dai loro crani rasati e molti anche dal loro aspetto ebraico. Se in Olanda stanno già così male, come saranno nelle contrade barbare lontane dove li mandano? Supponiamo che per lo più vengano assassinati. La radio inglese dice che li gasano. Forse è il metodo più spiccio per morire. Sono molto turbata. Lunedì 23 agosto 1943. Cara Kitty, orario dell'alloggio segreto 8:30 del mattino. Margot e mamma sono nervose. Shh, papà, zitto! Sono le 8:30, vieni via, chiudi l'acqua, cammina piano! Così redarguiamo il babbo che si attarda nella camera da bagno, mentre alle 8:30 bisogna già essere tutti in camera. Nemmeno una goccia d'acqua, non usare il gabinetto, non camminare, tutti zitti! In ufficio non c'è ancora nessuno. Nel magazzino si può sentire tutto. Alle 8:20 sopra aprono la porta e battono 3 colpi per terra. I fiocchi d'avena per Anna. Salgo e porto via la mia ciotola da cagnolino. Tornata sotto in camera mia sbrigo presto tutto. Mi pettino e nascondo la latta. Metto a posto il letto. Zitti! Suonano le 8:30! Di sopra la signora si toglie le scarpe e cammina in pantofole per la stanza, come suo marito per non fare rumore. Ora il quadretto familiare è completo. Io voglio leggere o studiare, Margot anche, e così pure papà e mamma. Papà naturalmente con Dickens e il dizionario. Siede sulla sponda del suo letto sfondato, che non ha più materassi decenti. Adempiono a questo ufficio 2 capezzali, l'uno sopra l'altro. Se non posso averli, faccio senza. Venerdì 29 ottobre 1943. Mi sento come un uccello che vorrebbe volare in alto, ma continua a sbattere le ali contro la gabbia, nell'oscurità più totale. Martedì 6 giugno 1944. Oggi è il D-Day, disse alle 12 la radio inglese. L'invasione è iniziata. Secondo i notiziari tedeschi, paracadutisti inglesi sono atterrati in Francia. Mezzi da sbarco inglesi combattono con i marinai tedeschi, dice la BBC. L'alloggio segreto è in subbuglio. Si avvicina dunque davvero la liberazione lungamente attesa. La liberazione di cui si è tanto parlato, ma che è troppo bella, troppo leggendaria per diventare mai realtà. Quest'anno, 1944, ci darà davvero la vittoria. Non lo sappiamo ancora, ma la speranza ci fa rivivere, ci ridona coraggio e forza. Ci vorrà coraggio, infatti, per resistere alle continue angosce, alle privazioni e alle sofferenze. Ora ciò che più importa è rimanere calmi e tenaci. Ora più che mai occorre ficcare le unghie nella carne per non gridare. La Francia, la Russia, l'Italia e anche la Germania possono gridare per la loro miseria. Noi non ne abbiamo ancora il diritto. Oh, Kitty, la cosa più bella dell'invasione è che io ho la sensazione che stiano arrivando degli amici. Questi orrendi tedeschi ci hanno così lungamente oppresso, tenendoci il coltello alla gola, che il pensiero degli amici e della salvezza ci riempie nuovamente l'animo di fiducia. Non si tratta più solamente degli ebrei, ma dell'Olanda e di tutta l'Europa occupata. Forse, dice Margot, a settembre o a ottobre, potrò tornare a scuola. Sabato 15 luglio 1944. La gioventù, in fondo, è più solitaria della vecchiaia. Questa massima che ho letto in qualche libro mi è rimasta in mente e l'ho trovata vera. È vero che qui gli adulti trovano maggiori difficoltà che i giovani? No. Non è affatto vero. Gli anziani hanno un'opinione su tutto
e nella vita non esitano prima di agire. A noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni, in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio. Chi ancora afferma che qui nell'alloggio segreto gli adulti hanno una vita più difficile, non si rende certamente conto della gravità del numero dei problemi che ci assillano. Problemi per i quali forse noi siamo troppo giovani. Ecco le difficoltà di questi tempi. Gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono ancora sorti in noi, che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. È impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei ideali. Verrà un tempo in cui forse saranno attuabili. Dapprima i ragazzi e le ragazze che avevano meno di 12 anni vivevano insieme alle donne, mentre i ragazzi più grandi stavano con gli uomini. Tutti i bambini soffrivano con gli altri le misere condizioni igieniche, abitative e la fame. Soffrirono anche per il distacco dalle famiglie e per il fatto di non poter vivere e divertirsi normalmente come i loro coetanei. Per un certo periodo i prigionieri adulti riuscirono ad alleviare le condizioni di vita dei ragazzi facendo sì che venissero concentrati nelle case per bambini. La permanenza nel collettivo infantile rese meno difficile, soprattutto sotto l'aspetto psichico, l'amara sorte dei piccoli prigionieri. Mammina ha detto che debbo scriverti, ma non ho avuto tempo. Nuovi bimbi sono arrivati dagli ultimi trasporti e giocare volevo. Non mi accorgevo come fuggi il tempo. Mi sono sistemato, dormo sul materasso per terra per non cadere. Almeno non c'è bisogno di farsi il letto e dal mattino dalla finestra io vedo il cielo. Ho un po' tossito, ma non voglio malarmi, così sono felice quando corro in cortile. Oggi da noi una veglia si terrà e proprio come in estate al campo degli scout. Canteremo canzoni conosciute e la signorina suonerà la fisarmonica. So che ti meravigli di come stiamo bene e che sicuramente ti rallegreresti di stare qui con me. Qualcos'altro, papà, vieni qui, presto, e sia più lieto il tuo volto. Quando sei triste, mammina allora si dispiace e dai suoi occhi mi manca lo splendore. E hai promesso di portarmi libri, che veramente qui da leggere non ho nulla. Per favore, vieni domani, prima che sia buio. Del mio grazie puoi esserne sicuro. Ora devo finire. Da parte di mamma ti saluto con impazienza e aspetto il suono dei tuoi passi, qui nel corridoio. Prima che di nuovo con noi sarai, ti saluta e ti bacia il tuo fedele ragazzo. Nei lager e nei campi di prigionia non c'era soltanto il silenzio rotto dal lamento dei prigionieri o dalle grida delle guardie. C'era tanta musica, e di ogni genere. Classica, da ballo, jazz, inni, opere liriche, canzonette e cabaret. E anche molta musica sacra, ebraica, cattolica, protestante. Musica che esprimeva voglia di vivere, resistere e non piegarsi. La musica dell'Olocausto fu composta nei ghetti, nei campi di concentramento, tra i rifugiati o nella clandestinità, come espressione del dolore e dello sgomento, nel senso di rivolta e di speranza di coloro che erano vittime delle persecuzioni politiche e razziali messe in atto dalla Germania nazista e dei suoi alleati tra il 1933 e il 1945.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la musica è diventata uno strumento della memoria. Anche nei ghetti e nei campi di internamento la musica continuò tenacemente ad esistere. C'era una musica ufficiale che i prigionieri erano costretti a eseguire nelle orchestre che i nazisti costituivano nei campi di concentramento e di sterminio. Ad essa si contrappose la musica clandestina dei deportati, i canti di protesta. Nei ghetti di Varsavia, Lodz, Cracovia e Vilnius, i consigli di autogoverno ebraico continuarono a organizzare nei teatri spettacoli musicali e concerti, ma si eseguiva musica anche nelle case private, o come a Varsavia, nei caffè e nelle mense. La musica diventò una forma di resistenza per i musicisti e per il pubblico. Lagersprache è detta la lingua usata nei campi di concentramento nazisti. Questo linguaggio era spesso costituito da un impasto plurilingue, con predominanza del tedesco, espressione della composita popolazione multietnica e cosmopolita internata. Una lingua internazionale, centrata sulle necessità più elementari. Pane, freddo. Dolore, botte. Erano i termini più usati di un linguaggio di sopravvivenza, in cui la violenza fisica costituiva una variante dello stesso linguaggio. L'impoverimento lessicale configurava un gergo essenziale, ridotto, estremo e scheletrico. Se questa era la lingua dei dominati, utilizzata dai prigionieri di diverse nazionalità per lavorare, per procurarsi cose utili alla sopravvivenza, per evitare situazioni pericolose, quella dei dominatori, offensiva, urlata, cruda epitome della dittatura hitleriana, manifestava un distillato senso di violenza, soprattutto nei propri atroci dispositivi eufemistici. Docce erano dette le camere a gas. E nei lager femminili, gioielli, erano chiamate le donne giunte al grado estremo di denutrizione e sfinimento. Davai, esortazione in lingua russa, per dire, per esempio, subito. Dai chleba, espressione di lingua polacca, utilizzata per chiedere del pane. Links, sinistra in lingua tedesca. Si allude alle file che si formavano durante la selezione dei prigionieri arrivati al lager. Chi è spostato a destra è abile al lavoro, chi è spostato a sinistra è destinato alla morte nelle camere a gas, ad esempio gli anziani e i bambini. Los, espressione di lingua tedesca per dire dai. Schnell, espressione in lingua tedesca per dire veloce. L'ultima, proprio l'ultima, così ricca, smagliante, splendidamente gialla. Se le lacrime del sole potessero cantare contro una pietra bianca, quella gialla, è portata lievemente in alto. Se n'è andata, ne sono certo, perché voleva dare un bacio d'addio al mondo. Per 7 settimane ho vissuto qui, rinchiuso dentro questo ghetto. Ma qui ho trovato la mia gente. Mi chiamano le margherite, le candele che splendono sull'abete bianco nel cortile. Solo che io non ho mai visto un'altra farfalla. Quella farfalla era l'ultima. Le farfalle non vivono qui nel ghetto. Oggi il ghetto prova una paura diversa. Stretta nella sua morsa, la morte brandisce una falce di ghiaccio. Un male malvagio sparge il terrore sulla sua scia e le vittime della sua ombra piangono e si contorcono. Oggi il battito di un cuore di padre narra del suo terrore e le madri nascondono la testa tra le mani. Adesso qui i bimbi rantolano e muoiono di tifo. Il loro sudario sconta un'amara tassa. Il mio cuore batte ancora nel mio petto mentre gli amici partono per altri mondi. Forse è meglio, chi può saperlo, assistere a ciò oppure morire oggi. No, 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 mio Dio, io voglio vivere senza vedersi dissolvere i nostri numeri. Vogliamo avere un mondo migliore. Vogliamo lavorare. Non vogliamo morire. Il 27 gennaio 1945, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
I cancelli di Auschwitz vengono abbattuti dalla 60ª armata dell'esercito sovietico. A metà gennaio l'armata rossa inizia ad avvicinarsi e le SS iniziano ad evacuare il complesso. Circa 60.000 prigionieri vengono fatti marciare prima dell'arrivo dei russi. Di questi prigionieri si stima che tra 9.000 e 15.000 muoiano durante il tragitto, in gran parte uccisi dalle SS perché non reggono i ritmi mostruosi della marcia. Altri, circa 9.000, malati o esausti, vengono lasciati nel complesso dei campi di Auschwitz. Le SS non hanno il tempo di liquidarli prima dell'arrivo dei sovietici. Le SS invece riuscirono ad eliminare qualcos'altro, quante più prove possibili dei crimini che avevano commesso, facendo esplodere diverse strutture, alcune delle quali contenevano i forni crematori industriali, dove venivano bruciati i cadaveri delle persone uccise ad Auschwitz ed altre proprietà delle vittime dello sterminio. Legge 211 del 20 luglio 2000. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche nei campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite. Sono ebreo. Sono ebreo. Sono ebreo ed ebreo resto. Anche se dalla fame morirò. Così al popolo non recherò sconfitta. Sempre per il mio popolo. Sul mio onore combatterò. Orgoglioso del mio popolo sono. Che onore ha questo popolo? Sempre sarò oppresso. Sempre di nuovo rivivrò.